Pace e bene a tutti nella divina volontà. Ecco, ringraziamo proprio Gesù della sua presenza e adesso vogliamo consacrare proprio tutto alla Madonna. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii tu il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena e ricaccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo per perdere le anime. Padre Santo, nel nome di Gesù, fa che tutto in noi sia restaurato dallo Spirito Santo. Fa che tutto sia restaurato dallo Spirito Santo. Fa che tutto sia restaurato dallo Spirito Santo. Ecco, cari figli e figlie di Dio che magari potete essere in ascolto, voglio partire proprio da questa parola che il Signore ha rivelato alla beata Concita e questa preghiera che dice proprio: Padre, nel nome di Gesù, fa che tutto in noi sia restaurato dallo Spirito Santo. Ecco, lo Spirito Santo vuole guarire, vuole restaurare, vuole santificare, vuole fare del bene. E questa sera vi voglio proprio annunciare una cosa un tema molto molto dolce, proprio che ha la dolcezza dello Spirito Santo, e poi un tema che porterà veramente una gioia in tutta la Chiesa, in tutta l'umanità, in tutto l'universo, proprio perché è quello che ha fatto Gesù, quello che fa continuamente Gesù. E questa sera lo Spirito Santo mi ha ispirato di parlare proprio in maniera particolare della guarigione, e anche proprio perché il titolo proprio di questa trasmissione parla proprio di questo, cioè del Sacro Cuore, no? Che risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. E allora questa sera voglio leggere una cosa che mi ha tanto colpito e la prendo da questo libro di Francis MacNutt, La potenza che guarisce. E leggerò perché lo spiega magnificamente ed è proprio quello che vorrei dire, perché io già ho fatto questa catechesi, anche se stasera spiegherò dei punti in maniera più particolare proprio, però ho sentito proprio che Gesù voleva, mi ha proprio ispirato a tornarci sopra, perché considerate che noi possiamo immaginare, no? Se io vi domandassi qual è nel mondo la causa di morte più frequente, allora molti risponderebbero la guerra, altri risponderebbero, che ne so, magari l'aborto, e questo è vero, perché purtroppo soltanto l'altro anno, se non mi sbaglio, ci sono stati 43 milioni di aborti all'incirca, quindi mamma mia, veramente una cosa terribile. Ma una delle cause prime che supera in qualche modo anche la maggior parte delle cause è la malattia. Una dei proprio dei nemici più chiari proprio che colpiscono l'uomo e che sono entrati nel mondo, dice la scrittura. La scrittura dice che la morte è entrata nel mondo per invidia del demonio, ma voi sapete che di solito se non ci si ammala difficilmente si muore, insomma, no? Anche le morti improvvise sono per un infarto improvviso, per un ictus, no?
Ma sono sempre, insomma, malattie, non è che sono diciamo dei grandi benefici, ecco. E allora questa sera io ho compreso proprio nel cuore, no? Ma se Dio si preoccupa di un capello del nostro capo, perdere un capello non è una malattia. Capita, si dice che ogni persona ne perde all'incirca 100 al giorno. Eppure nessuno dice: mamma mia, ho perso 100 capelli, che malattia terribile che ho. No, perché di solito stiamo nella normalità fino a quel numero, insomma, no? Allora, se Dio si preoccupa di un capello del nostro capo, com'è possibile che poi non si prenda a cuore una malattia di un figlio? Tutte le volte che noi abbiamo visto Gesù nel Vangelo, abbiamo visto proprio che Gesù passava la maggior parte del tempo a combattere e guarire la malattia, addirittura a risuscitare pure i morti. Quando gli hanno detto che Lazzaro era morto, Dio è andato a risuscitarlo, no? Allora, questa sera voglio proprio che quelle che io in particolare, tutte le persone che ascolteranno, ma quelle che io chiamo, perché così le chiama lo Spirito Santo, le schiere di Maria, le schiere dello Spirito Santo, le schiere della Divina Volontà, realizzino una cosa che sta tanto a cuore a Gesù. Allora, se adesso io e un gruppetto di queste persone andassimo a trovare un malato, no? Ordinariamente che cosa si fa con un malato, no? E ci si prende cura di lui, gli si telefona, lo si va a visitare, tutto quanto. Ma Gesù dà un comando nel Vangelo che ancora oggi, secondo me, è da adempiere in maniera ancora più piena. Gesù dice: quando entrate in una casa, dite pace a questa casa. Se vi è qualche malato, guaritelo. Lo dice proprio letteralmente, c'è cioè una cosa incredibile. O addirittura dice: entrando in città, cioè entrando in città, guarite i malati che vi si trovano. È letterale? Quindi che cosa significa? Significa che noi quando abbiamo a incontrare una persona sofferente e malata, oltre a portargli, che ne so, un dono, quello che si fa a volte quando si va negli ospedali, la frutta, assicurargli le nostre preghiere, tutto quello che si fa che è giusto e carità ordinaria, ma c'è un aspetto però che bisognerebbe, grazie allo Spirito Santo, avere il coraggio di dire: senti, siamo qui 3-4 persone, vuoi che preghiamo non soltanto a distanza, ma vuoi che preghiamo insieme per la tua guarigione proprio? Allora, questo è capitato, ve l'ho già raccontato a Padre Tardif. Padre Tardif, quando aveva la tubercolosi polmonare, stava in ospedale, no? E gli avevano prospettato un grande pericolo di vita e ci voleva almeno un anno per sperare che in qualche modo potesse guarire, da quello che mi ricordo. Aveva una cosa molto grave. Passarono cinque laici e gli dissero, proprio così come vi sto dicendo io adesso: vuole che preghiamo per lei imponendogli le mani perché guarisca? E lui disse proprio, raccontò poi, che accettò solo per educazione, perché era un sacerdote e gli sembrava brutto dire di no, ma in cuor suo non è che lui credeva veramente fino in fondo che con una preghiera si poteva guarire da una malattia grave. Tant'è vero che lui racconta che poche ore prima era venuto un sacerdote, mi sembra, un giornalista, che gli aveva fatto un'intervista su come vivere la malattia. Dopo qualche ora invece sono passati questi laici e gli hanno detto invece se pregare per eliminare la malattia e guarire. Beh, è successo che lui si vergognava così tanto che a un certo punto ha chiesto a queste persone di chiudere la porta e lui scherzando dice: meno male che Gesù era già entrato, cioè Gesù era già entrato. Beh, la mattina dopo lui era perfettamente guarito.
Infatti dice che qualche settimana dopo uscì l'articolo su quel giornale come vivere la malattia, ma lui era già guarito. Alleluia Gesù. Quindi per dire, la mattina gli avevano fatto l'intervista per come vivere la malattia, il pomeriggio è ripassato un'altra volta a Gesù e invece l'ha guarito. E lui, da lì ha iniziato poi il suo ministero di guarigione straordinario che penso molte persone conoscono e stanno facendo la causa di santità, quindi non è che è una persona strana oppure sempre obbedientissima ai superiori, cioè una cosa incredibile. Allora, questo per dire che io vorrei che tutte le persone che ascoltano cominciassero veramente, quando vengono a contatto con un malato, a vincere anche le proprie remore, le proprie vergogne, la paura di fallire, perché dice magari prego non succede niente. Gesù ha detto dove due o tre sono riuniti io sono in mezzo a loro, quindi dobbiamo credere che Gesù sta in mezzo a noi e quindi opererà lui. Ma io vorrei veramente che noi, sempre in obbedienza alla Santa Chiesa Cattolica, facciamo veramente rifiorire questo comando di Gesù che è chiarissimo. Dice entrate nelle case e guarite i malati che vi si trovano. Non, vedete, non dice soltanto visitateli. Dice anche quello, quella è la carità ordinaria, ma dice anche l'altro. Allora io vorrei questo, e stasera vi leggerò questo piccolo capitoletto che penso che ci sarà di grande incoraggiamento proprio per vedere come veramente il Signore desidera guarire e guarisce. A chi fa questo salto di fede e si mette a pregare, cominciano veramente a venire grazie e guarigioni. Allora inizio a leggere capitolo 2 del libro che vi ho detto. Quando iniziai a pregare per la guarigione, volevo comprendere come esprimere la preghiera, come formulare le parole. Sapevo che l'imposizione delle mani era importante, ma la consideravo secondaria rispetto alla preghiera che esprimevo. Ora sono arrivato a capire che ha in sé una sua efficacia. È chiaro che talvolta Gesù guariva solo attraverso le parole o il desiderio, come quando disse alla donna cananea che gli chiese di guarire la figlia a distanza: Donna, davvero grande è la tua fede, ti sia fatto come desideri, Matteo 15:28. E in quel momento sua figlia ritornò a star bene. Ma ad altri non disse una parola, fu il contatto con lui a guarire. La donna affetta da emorragia si fece strada attraverso la folla e fu guarita quando toccò il lembo del suo mantello, Marco 5:28. Gesù apparentemente non si era neppure reso conto della sua presenza finché non ebbe avvertita la potenza che era uscita da lui, Marco 5:30. Ancora si legge, e la gente del luogo riconosciuto Gesù diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno l'orlo del suo mantello e quanti lo toccavano guarivano, Matteo 14, 35, 36. Quindi la preghiera, o forse dovremmo dire la potenza di guarigione, non dipende sempre dalla preghiera pronunciata. Il tocco di Gesù di per sé porta guarigione. E qua nella nota che lui indica dice una cosa molto interessante, dice: in genere, dai racconti del Vangelo, sembra che Gesù toccasse la persona e comandasse alla malattia di andarsene. Due punti. La parola e il suo tocco operavano insieme. Quindi Gesù faceva così con le malattie in alcuni casi. Pregava, cioè toccava la persona, ma poi comandava la malattia di andare via. Vi ricordate la sua cera di Pietro? C'era la preghiera, ma a un certo punto ha sgridato la febbre, cioè ha comandato alla febbre di andare via e se n'è andata. Tutto ciò ha un significato particolare per noi che siamo impegnati nel ministero di guarigione? Credo di sì. Non lo capivo bene all'inizio, ma ora comincio a comprendere perché Gesù guarisce sia attraverso l'imposizione delle mani, sia formulando una preghiera.
Qua voglio chiarire una cosa molto importante, perché chi ascolta potrebbe dire va bene, ma non tutti possono imporre le mani, solo i sacerdoti. Allora, adesso vi leggo un libro dove c'è l'imprimatur, quindi stiamo tranquilli, di padre Matteo Lagrua, che spiega magnificamente come, che cosa significa imporre le mani e chi le può imporre. E a pagina 84 del suo libro La preghiera di guarigione, lui dice: su questa linea si muovono gli apostoli, Atti 28:8, i discepoli, Atti 9:17, i credenti dotati del carisma. Questi sono i segni che si manifesteranno tra i credenti, imporranno le mani sugli ammalati ed essi guariranno. Quindi vedete, lo possono fare anche i credenti, non soltanto i sacerdoti. E poi dice perché, sentite, anche noi usualmente imponiamo le mani. È un gesto di comunione, di partecipazione, che in greco si chiama keirostesia, ma è un gesto non sacro, diverso dalla keirotonia, gesto sacro con cui si comunica un potere, per esempio nell'ordinazione dei sacerdoti. E spesso vediamo connesse a questo gesto le guarigioni. Quindi esistono due tipi di imposizione delle mani. La prima, che possono fare tutti, perché non è un gesto sacro, ma è soltanto un gesto di comunione, e la seconda invece, che è un gesto sacro, lo può fare solo chi ha l'autorità di farlo. Per esempio, il vescovo, quando ordina un prete, gli impone le mani, quello lo può fare solo il vescovo. Oppure nei sacramenti solo il prete può imporre le mani, no? Quando per esempio assolve dai peccati o dall'unzione degli infermi, no? Ma quelli sono gesti sacri. E quelli li può fare solo chi ha l'autorità ed è autorizzato dalla Chiesa. Ma l'altro, che è un gesto di comunione, lo può fare chiunque. Questo lo dice padre Matteo Lagrua, ve l'ho letto e c'è tanto di imprimatur, quindi è una cosa tranquilla. Però bisogna ricordarsi la distinzione tra gesto sacro, e quello lo può fare solo chi ha l'autorità, e invece il gesto di comunione, di imporre le mani sulla testa o sulle spalle, per chiedere la guarigione dei malati, e quello lo può fare qualunque persona. Padre Matteo Lagrua, sempre in questo libro, dice soltanto che quando si devono imporre le mani, lui dice a pagina 130, si può imporre la mano sulla testa oppure sulla spalla. Basta soltanto uno, non è necessario né conveniente che la impongano tutti, quindi vedete. Si può pregare tutti, e anche qualunque credente può imporre le mani, si può fare anche in gruppo. Sentite qui, non deve imporre la mano chi eventualmente si è caricato di negatività o non si sente in pace. Potrebbe scaricare sull'infermo il suo stato d'animo. Ecco, quindi lo può fare chiunque, ma se una persona non si sente in pace, oppure che ne so, io consiglio anche di stare in grazia di Dio, no? Perché ricordiamoci sempre che chi opera è la grazia, e noi non possiamo fare niente da soli. Allora, uno magari sa che sta in peccato mortale, allora è meglio che fa pregare magari chi sta in grazia di Dio, no? Perché comunque ricordiamoci sempre che è la grazia che guarisce, cioè Gesù che guarisce. Però a parte queste precauzioni, queste prudenze, vorrei chiarire, e ho chiarito questa cosa proprio per levare tutti i dubbi che ci sono su questi argomenti. Perché a volte si dice che i laici non possono imporre le mani, che lo può fare, invece no. Se si capisce la distinzione che ho detto, che è confermata da un imprimatur e da un uomo come padre Matteo Lagrua, che era un esperto, un esorcista, stanno facendo la causa di santità, tutto si chiarisce e si può fare tanto bene alle persone. Continuo a leggere. Vi sono molti momenti, specialmente quando si fa la visita ai malati in ospedale, nei quali sarebbe fuori luogo disturbare i ricoverati o il personale pregando ad alta voce, per esempio a tarda notte in un reparto di terapia intensiva. Rimanere semplicemente accanto al letto, tenendo la mano della persona sofferente, recitando se si vuole una preghiera silenziosa,
può essere il canale attraverso il quale fluisce la potenza di guarigione di Dio. La nostra cultura dà molta importanza alla parola e devo ammettere che se non posso dire una preghiera, almeno sottovoce, di solito mi sento a disagio. Ma credo si tratti di una mia debolezza. Se confidassi di più in Dio, non mi sentirei in dovere di dire qualcosa. Conosco una suora che ogni mattina, quando si sveglia, chiede a Gesù di usare le sue mani per guarire e confortare quanti incontra nel suo lavoro di infermiera, che svolge unicamente con un atteggiamento pieno di amore. Nota che i pazienti sentono la differenza quando è lei a massaggiare la schiena o a lavarli. All'Università di New York sono in corso alcuni studi in ambito non religioso sugli effetti ottenuti dal personale infermieristico che impone le mani sui pazienti con l'intento di guarire. Questi studi costituiscono una prova che semplicemente sul piano naturale la capacità di recupero del paziente migliora quando le infermiere impongono le mani su di lui. Tanto più quindi dovremmo aspettarcelo in un contesto esplicitamente cristiano, cioè dove opera proprio la grazia, non solo la natura. Il fatto è spiegabile perché nella persona che ama vi è una naturale forza vitale che viene comunicata in modo speciale attraverso il contatto. Il paziente assorbe questa energia e il suo corpo malato è in grado di riattivare le sue forze vitali. E qua c'è una nota dove spiega meglio questo passaggio. Dice: nell'America Journal of Nursing, speriamo che ho letto bene, maggio 1975, pagina 784, Dolores Krieger descrive i suoi esperimenti dopo aver insegnato all'infermiere della scuola universitaria per infermieri di New York come imporre le mani sui loro pazienti con lo scopo di ottenere la guarigione. Dolores ha condotto diversi studi sui malati usando l'aumento del valore dell'emoglobina nel sangue per verificare quanto stava accadendo. In tutti e tre i test che ha eseguito, ha notato una differenza significativa in quei pazienti trattati con l'imposizione delle mani. Questi esperimenti si basavano su studi precedenti sulla guarigione attraverso il contatto fisico condotti da Bernhard Grad e da Suor Giusta Smith. I suoi studi indicano che vi può essere un potere naturale insito nell'imposizione delle mani, purché l'infermiera abbia l'intenzione di aiutare l'altra persona a guarire e sia essa stessa fisicamente sana. La professoressa Grieger è convinta che la pratica del tocco terapeutico sia un potenziale naturale nelle persone fisicamente sane, fortemente motivate ad aiutare i malati e che questo potenziale possa essere utilizzato. Pagina 786. Se il tocco terapeutico è un potenziale naturale, la preghiera cristiana usa ed eleva tale potenziale per guarire, proprio come il dono della predicazione, che si sviluppa a partire da talenti naturali di oratoria. Ecco, questo è veramente molto molto bello, questo che lui spiega. E poi continua: come cristiani sappiamo di partecipare della vita stessa di Dio. Nella terminologia cattolica si dice grazia, cioè noi partecipiamo della grazia, siamo in grazia e quindi partecipiamo della grazia che è la vita stessa di Dio. Ed è logico che una parte di quel potere vivificante a livello fisico possa essere condiviso e comunicato quando tocchiamo un malato. Credo che questa corrente di energia sia ciò che molti avvertono quando preghiamo per loro. Naturalmente qua per energia si intende la potenza dello Spirito Santo, voglio essere chiaro, eh? Non vorrei che qualcuno cominci a dire le energie, chissà quali energie. No, 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 qui si intende il potere di guarigione di Gesù Cristo, che si manifesta come forza e energia, ma nel senso che è lo Spirito Santo che opera. Sto anche imparando che talvolta non preghiamo abbastanza a lungo per coloro che soffrono di una malattia cronica.
Se esiste davvero una sorta di potere vivificante che viene trasmesso al malato, un'irradiazione della vita di Dio, occorre tempo perché agisca sulla malattia e sul deperimento già in atto che distrugge tessuti sani del corpo. Quando preghiamo a lungo, esauriamo presto le parole. Allora rimanere semplicemente vicino alla persona, toccandola, pregando anche in lingue, sembra essere di grande aiuto, una potente preghiera di per sé. All'inizio, quando imparai a pregare per la guarigione e mi concentravo su ciò che dovevo dire, non impiegavo molto tempo a formulare la mia preghiera, un paio di minuti, non di più, ed effettivamente non era necessario prolungarla ulteriormente. È come invocare Dio mentre si prega, affinché faccia qualcosa per aiutarci. Nostro compito è quello di chiedere, qualsiasi guarigione si realizzi è opera di Dio. Specialmente quando qualcuno telefona da lontano per chiedere aiuto e si prega per il malato al telefono, si è consapevoli che in realtà non si è in grado di fare nulla, dipende solo dal Signore se accadrà qualcosa all'altro capo del telefono. Ma quando la guarigione avviene mediante l'imposizione delle mani, colui che prega sembra essere più direttamente coinvolto. Spesso avvertirà qualcosa simile a calore nella propria mano o nella persona per la quale sta pregando. Altre volte potrà avvertire come una lieve corrente che fluisce attraverso di lui. Da molto tempo conosciamo questi fenomeni e nel mio libro Guarire li ho menzionati di sfuggita. Ciò che sto comprendendo adesso, però, è come alcuni di questi fenomeni sensoriali possono insegnarci a pregare meglio. Non potremo mai comprendere appieno il mistero del potere di Dio. Tuttavia, quando sperimentiamo come Gesù una specie di flusso che da noi arriva alla persona malata, forse possiamo imparare qualcosa. La mia spiegazione, e questa è solo un'ipotesi, è la seguente. Il cristiano condivide la vita stessa di Dio e questo è un principio del credo cristiano. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo vivono in noi. In qualche modo, e qui sta la mia supposizione, l'energia generata da questa vita, cioè dalla vita di Dio, può traboccare, può essere comunicata e fluire da una persona all'altra attraverso il contatto. In tutti noi vi sono aree in cui la malattia, la pigrizia e la morte sono all'opera a livello spirituale, psichico e fisico. Ma quando un altro cristiano, una comunità si riunisce per pregare, la vita, l'amore, il potere di guarigione di Gesù possono essere trasmessi ai malati. Se la malattia è molto estesa, come nel caso di una grave forma di cancro, solitamente ci vuole tempo perché il potere di Gesù si irradi e cominci a dissolverlo. Si potrebbe definire la radioterapia di Dio. Così come per un paziente affetto da cancro, una singola seduta in ospedale per sottoporsi alla radiazione di cobalto probabilmente non basterà per distruggere tutte le cellule cancerogene, allo stesso modo non dovremmo sorprenderci se fossero necessarie più preghiere per guarire una malattia cronica. Ho avuto modo di vedere che molte persone per le quali si è pregato una sola volta e che poi sono state invitate a considerare la completa guarigione come un fatto compiuto, talvolta dovevano reclamare la guarigione, hanno avuto delle esperienze negative. Tuttavia credo che quando gli evangelizzatori agiscono così, per principio, con tutti coloro per i quali pregano, fanno molto male. In realtà impediscono ad alcuni di ottenere la piena guarigione che potrebbero ricevere se solo ammettessero di essere ancora malati e si sentissero quindi liberi di chiedere agli amici di trascorrere più tempo a pregare per loro. E quando parlo di tempo per pregare intendo mesi o addirittura anni di preghiera intermittente, oppure fino a 8 ore di preghiera concentrata in una sola volta. Questo è ciò che definisco bagno di preghiera. Un'espressione che ho sentito per la prima volta da un mio amico, il reverendo Tommy Tyson. Qua 8 significa, un anno di preghiera significa questo, cioè significano 8 ore divise in un anno, per esempio, quindi che ne so, 15 minuti a settimana
si fa la preghiera sulla persona, il bagno di preghiera, ogni settimana costantemente per un anno e quei 10 minuti moltiplicati poi diventano 8 ore, ma c'è sta anche chi le fa in un pomeriggio tutte insieme, quando ha tempo e lo può fare. Quindi alla fine non è tutto questo tempo, però è una cosa di un'efficacia enorme. Il bagno di preghiera. L'espressione bagno di preghiera fa pensare subito al tempo necessario affinché un liquido penetri all'interno di qualcosa di arido che ha bisogno di essere rivitalizzato. Ecco in che cosa consiste l'imposizione delle mani quando sentiamo che Dio ci chiede di prenderci del tempo per irradiare la malattia con la sua potenza e il suo amore. Si tratta di una preghiera molto dolce. Ho scoperto per la prima volta il fattore tempo alcuni anni fa, pregando per alcuni malati di artrite. Supponiamo di pregare per una persona con le mani rattrappite a causa dell'artrite. È noto che qualche volta queste persone guariscono istantaneamente, in maniera sensazionale, di solito durante grandi raduni di preghiera. Ma nella maggior parte dei casi, quando pregavo individualmente per tali persone, si verificava solo un lieve miglioramento. Le dita si stendevano un poco, il polso e le dita riuscivano a piegarsi un po' di più, spesso il dolore si riduceva o spariva. In breve, si poteva osservare un notevole cambiamento, ma non una guarigione totale. Cosa si può dunque dedurre? Certamente si può ringraziare Dio di aver attenuato il dolore e tuttavia non si può dire che la persona sia guarita. Perché un risultato così incerto? Mi sembrava chiaro che fosse opportuno dedicare maggiore tempo alla preghiera. Ricordavo gli insegnamenti di Gesù sulla necessità di dedicare tempo alla preghiera e di essere insistenti. È significativo, ad esempio, che il famoso passo chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, Luca 11,9, segue immediatamente un altro sulla necessità di chiedere e bussare, dove un uomo bussa alla porta dell'amico nel cuore della notte per chiedergli dei pani e ottiene l'ovvia risposta, non mi importunare. L'uomo continua a gridare e a bussare alla porta finché l'amico non si alza. E Gesù osserva che se anche non si alzerà a dargliele per amicizia, si alzerà a dargliene quanti gli occorrono almeno per la sua insistenza. Luca 11,8. Numerosi sono gli insegnamenti su questo argomento, chiedete e vi sarà dato, ma la risposta che la gente desidera e cerca è spesso quella immediata. Recitate una preghiera ed è sufficiente. Se pregate di più significa che non avete fede. Quando chiaramente Gesù ci incoraggia a essere insistenti come l'uomo che bussa alla porta nel cuore della notte. E poi c'è la parabola della vedova che continua a importunare il giudice ingiusto perché le concede una sentenza favorevole. Alla fine il giudice accetta solo per essere lasciato in pace. L'insegnamento che Gesù ne trae è davvero sorprendente. E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui, li farà a lungo aspettare. Vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra. Luca 18, 7, 8. Persino Gesù parla del fatto che Dio tarda nel rispondere alla preghiera e ci incoraggia a invocarlo giorno e notte. Quindi aggiunge una frase che evidenzia la sua tristezza. Egli sembra voler dire che l'elemento tempo, il ritardo, è ciò che provoca in noi la perdita di fede nella potenza di Dio. E questo è vero, perché a volte capita che quando io dopo un po' che prego non vedo risultati, lascio perdere di pregare. Ecco perché dobbiamo imparare dai santi. E San Filippo Neri diceva, anche se vedi che Dio non ti ascolta, tu continua a insistere, non mollare, non lasciare perdere. Lo diceva proprio letteralmente. In queste parabole Gesù ci incoraggia a continuare a pregare. In alcuni casi una sola preghiera o una sola volta non sono sufficienti. Le persone cresciute nell'ambito del cattolicesimo tradizionale sono ben consapevoli di questo. Forse lo sono a tal punto da non avere più fede che possa veramente accadere qualcosa. Ma d'altra parte, coloro che hanno imparato a pregare in un gruppo protestante pentecostale
possono pretendere risposte immediate alla preghiera e iniziare a rimproverare il malato per mancanza di fede, quando non viene guarito istantaneamente e completamente. In questo caso, se la persona guarisce, vuol dire che sono avvenuti ben due miracoli. Uno consiste nella guarigione completa, l'altro nel fatto che la guarigione è stata immediata e istantanea. Per quanto riguarda le persone colpite da artrite, è il caso di trascorrere maggior tempo in preghiera per vedere cosa accade. Molto spesso ho notato che nei casi in cui si è manifestata una guarigione, pregare di più serve per ottenere un ulteriore miglioramento. Ecco un esempio molto semplice. Se circa il 10% della guarigione si è verificato con una prima preghiera, dopo aver pregato altri 40 minuti vi sarà circa un 50% di miglioramento. Per me era una nuova scoperta, nessun libro ne aveva mai parlato. Ma come accade spesso, una nuova scoperta porta con sé un nuovo problema. In realtà non era possibile dedicare tutto quel tempo alle persone, specialmente durante i grandi incontri di preghiera. Quanto più studiavo l'elemento tempo, tanto più mi preoccupavo nel vedere un così vasto numero di persone in fila per la preghiera dopo un incontro alle 10 di sera. Rendendomi conto della gravità di alcune delle loro malattie, mi sentivo come se le stessi ingannando, non concedendo loro l'attenzione di cui avevano bisogno. Ero consapevole che alcune di quelle persone non sarebbero state guarite quella notte, ma che probabilmente sarebbero potute guarire se solo qualcuno avesse avuto il tempo da dedicare a loro per immergerli in un bagno di preghiera. Ecco perché io sto invitando tutti a fare questo, perché se tutti fanno questo, il tempo ci sarà e ogni gruppetto che lo farà avrà il tempo di dedicarsi a un malato. Io dico adottare un malato, come si adotta un figlio. E quel gruppo pregherà tutte quelle settimane, quei mesi su quel malato, fino a quando vedrà la guarigione, se Dio vuole, appunto, come io credo che voglia. E, però in questo modo è possibile per tutti, ma se lo fa tutta la Chiesa, ma se lo fanno soltanto i sacerdoti, come dice qui, a un certo punto non è possibile dare tutto quel tempo alle persone. D'altro canto, la mia preghiera avrebbe potuto renderle restie a cercare successivamente qualcun altro che potesse pregare più a lungo per loro, visto che io avevo già pregato. Inoltre, avrebbero potuto considerare una mancanza di fede da parte loro aggiungere preghiera a preghiera. Ora consiglio spesso di non esitare a cercare qualcuno che possa pregare ancora. Se le persone notano che si è verificato un miglioramento, ma non sono completamente guarite, forse la mia preghiera ha dato inizio alla loro guarigione e qualcun altro contribuirà a completarla. Ho insegnato quindi a pregare con il bagno di preghiera, ho insegnato ai genitori a pregare per i loro figli, ai mariti e alle mogli a pregare l'uno per l'altro, per l'altra, per tutte quelle lunghe e gravi malattie che non hanno ottenuto risposta con preghiere più brevi. Disturbi come il ritardo mentale, che raramente guariscono all'istante, talvolta migliorano e perfino spariscono quando i genitori immergono il figlio in un bagno di preghiera ripetutamente per un tempo di mesi o anni. Come fare il bagno di preghiera? Poiché questo tipo di preghiera richiede tempo, abbiamo elaborato un modo molto semplice per attuarlo. In primo luogo si prega chiedendo al Signore di guarire la persona. Quindi, siccome non ha molto senso ripetersi, continuiamo semplicemente imponendo le mani, facendo in modo che ciascuno si senta a proprio agio. Il bagno di preghiera si può svolgere in modo simile a un incontro di preghiera. Dopo una preghiera di guarigione iniziale, possiamo alternare momenti di canto e di silenzio. Possiamo pregare a voce alta oppure silenziosamente in lingue. Io credo che durante la preghiera una specie di forza o energia vitale continua a effondersi sulla parte malata della persona. Se è un gruppo a pregare, sarà facile alternarsi quando qualcuno si stanca. Non c'è niente di male nel pregare per un'ora e poi fare una pausa di 10 minuti per prendere un caffè prima di ricominciare. Questo tipo di preghiera può continuare finché lo riteniamo opportuno. A volte, se dobbiamo pregare per più persone, possiamo soffermarci una decina di minuti per ciascuna.
su ciascuna. Altre volte, quando abbiamo appuntamento con una sola persona, possiamo pregare 10 minuti e persino qualche ora, a seconda delle indicazioni dello Spirito Santo, del fatto che sembri o meno accadere qualcosa e della forza o dell'energia dei partecipanti. Sottolineo energia, qua si intende la potenza dello Spirito Santo. A ogni modo, credo che pensare al bagno di preghiera come a una radiazione, come una terapia raggi X sia molto d'aiuto. Più la parte malata è sottoposta alle radiazioni della potenza di Dio, più le cellule malate vengono distrutte. In certi casi è possibile anche osservare come un tumore o una protuberanza scompaiano gradualmente durante la preghiera. Il problema delle radiazioni al cobalto è che anche le cellule sane vengono distrutte. Ed è per tale motivo che le sedute devono essere abbastanza brevi, in modo che i tessuti sani del corpo non vengano danneggiati troppo gravemente. Perché per quel che riguarda la preghiera non ci sono effetti collaterali dannosi. Si può pregare quanto si vuole. L'unico limite è posto dalla nostra resistenza, poiché la preghiera prende qualcosa di noi. Perciò dobbiamo fissare dei limiti e riposarci. Il bagno di preghiera può essere effettuato a intervalli regolari. I genitori possono pregare 5 minuti al giorno per il figlio ritardato, oppure possiamo provare a pregare una volta alla settimana per 15 minuti per un amico che soffre d'artrite. D'altra parte, possiamo decidere di prenderci un lungo tempo, tutto in una volta, e fare uno sforzo straordinario. Un piccolo gruppo di persone, per esempio, può decidere di passare un intero pomeriggio o un'intera giornata a pregare per un amico affetto da sclerosi multipla. Ma vi rendete conto quanto sono belle queste cose? Se tutti facessimo questo. E invece tante volte chi ha questo tipo di malattia, purtroppo è una grazia che trova aiuto in ospedale, ma nella comunità cristiana certo troverà delle preghiere persone che pregano magari per queste persone, ma qui Gesù ci chiede proprio di. Gesù guariva pure col tocco, non solo con le preghiere a distanza. Quando decidiamo di trascorrere molto tempo e pregare per una persona, sarebbe meglio assicurarsi che sia il Signore a volerlo, tramite una parola di conoscenza o qualche altro segno. Inoltre, se preghiamo a lungo e non accade nulla, la persona malata tenderà naturalmente a sentirsi colpevole, come se non fosse stata in grado di soddisfare le aspettative. È per questo che di solito prego per un periodo prolungato, soltanto quando davvero mi accorgo che inizia a succedere qualcosa durante una preghiera di guarigione più breve. Il miglioramento indica che abbiamo bisogno di ulteriore tempo per portare a termine la guarigione. A volte il processo iniziato durante una preghiera breve, ad esempio un tumore che comincia a regredire, può proseguire nelle ore successive, dopo che abbiamo finito di pregare e la persona è tornata a casa. Altre volte il miglioramento sembra procedere solo finché continuiamo a pregare. Non so spiegarne il motivo, sto solo condividendo ciò che ho visto affinché non limitiate il modo di operare di Dio, ma siate disponibili a fare tutto quanto sembra necessario per la persona per la quale pregate. Andiamo verso la fine. Un esempio, nel 1975 all'Oregon Camp Far Test Out, durante un ritiro, iniziamo a pregare in gruppo per Bunny Detterman, una simpatica adolescente costretta a portare un busto ortopedico a causa di una grave scoliosi, una curvatura S della colonna vertebrale. La madre di Benny, che era infermiera, faceva parte del gruppo e fu in grado di osservare, dopo che avevamo pregato per 10 minuti, che si era verificato un cambiamento. Così continuiamo a pregare per 2 ore. Alla fine di questo tempo la maggior parte della curvatura all'apice della colonna si era raddrizzata. Nei 2 giorni seguenti il gruppo, inclusi molti amici adolescenti di Benny, pregò ancora 1 ora al giorno e alla fine del ritiro la schiena di Benny sembrava migliorata dell'80%. Pensate, pure gli amici adolescenti si sono messi a pregare. Pensate che meraviglia! Questo deve succedere nella Chiesa sempre di più. Ora, grazie a continue preghiere da parte della madre e degli amici, Benny
non deve più portare il busto ed è guarita al 90% circa. La scoliosi è una condizione che normalmente peggiora e non migliora. Compito del medico è impedire che si verifichi un ulteriore deterioramento a causa del peso del corpo che grava sulla colonna vertebrale incurvata. C'è sempre qualcuno che chiede perché dobbiamo trascorrere così tanto tempo a pregare per le persone, sottolineando che Gesù di solito guariva con una sola parola. Potremmo rispondere che persino Gesù dovette pregare per 2 volte per il cieco, Marco 8, 22-26, e che ci incoraggiò a perseverare nel chiedere giorno e notte. Oltre a ciò posso aggiungere soltanto di aver scoperto che dedicare più tempo alla preghiera di guarigione di quando in quando è essenziale e funziona. Se qualcuno ha un ministero di guarigione più potente e riesce a guarire una grave malattia cronica con un'unica parola, ne sono ben contento. Può darsi che le guarigioni si manifestino gradualmente nel nostro ministero perché la vita di Gesù in noi ha bisogno di crescere. Forse col tempo la guarigione si verificherà più rapidamente. Voglio incoraggiare quelli tra voi che sono appena agli inizi a dedicare più tempo alla preghiera di guarigione. So soltanto che non sono molte le malattie gravi che vengono guarite istantaneamente, persino attraverso coloro che hanno un solido ministero di guarigione. Anche se molti disturbi meno gravi guariscono velocemente con la preghiera, sono i problemi organici di lunga durata, come una frattura o un tumore manifesto, che richiedono più tempo. Tuttavia, rispetto alle settimane o ai mesi trascorsi in ospedali per guarire o addirittura soltanto migliorare, 8 ore di preghiera sono davvero poche. E se una persona soffre da 20 anni di artrite reumatoide galoppante, 6 mesi di preghiera con un bagno di preghiera una volta a settimana è veramente un tempo breve. La guarigione inoltre si verificherà senza dolore, senza spendere milioni in parcelle mediche e terapie ospedaliere. E quando vedo un amico guarire, mi limito a ringraziare Dio e non mi importa quanto tempo o energia abbiamo impegnato a pregare per lui. Ecco, guardate, io spero che questa catechesi incoraggi le persone, in particolare le schiere di Maria, della Divina Volontà e dello Spirito Santo, a mettere in pratica questo comando di Gesù. Proprio perché tanti malati, pensate a questa adolescente che aveva questo problema così grave che doveva portare il busto, quale difficoltà, quale sofferenza, pensate che gioia poter sperimentare la liberazione dello Spirito Santo che l'ha liberata da questa cosa. Pensate a una persona con la sclerosi multipla, che in certi momenti comincia a perdere la funzionalità, comincia a vedere in qualche modo che il suo movimento si rallenta. Pensate che è bello trovare delle persone che pregano e magari Dio gli restituisce la salute, come è avvenuto tante volte qui, come spiega Francis Knut. Dobbiamo credere, però dobbiamo, come avete visto, ci vuole preghiera, ci vuole tempo e ci vuole veramente il desiderio di fare il bene nel nome di Gesù. Allora io spero che questa catechesi proprio sia un fuoco nella divina volontà, lo accendo nella divina volontà perché infiammi tanti cuori e possa portare solo bene ed edificazione nella Chiesa e nessun danno di nessun tipo. Adesso ecco, ci sono ancora, mi sa, circa 15 minuti, quindi lascio tempo per le domande, se c'è qualche telefonata, così che possiamo completare magari con le domande quello che io non sono riuscito a dire. Magari facciamo una piccola pausa e poi ascoltiamo se ci sono chiamate o SMS e domande su questo tema, su questa catechesi.
aver accolto insieme la catechesi il Sacro Cuore risana i cuori affranti e fasce loro ferite, a cura di Don Roberto Oliani, diamo una voce carissima a voi se desiderate intervenire con Don Roberto. Il numero è seguente 031 64 60 00. Mentre per i messaggini che desiderate inviare a Don Roberto, il numero è lo 331 79 14 523. Ripetiamo 331 79 14 523. Accogliamo anche le vostre mail. L'indirizzo è diretta@radiomater.org. Don Roberto, accogliamo la prima telefonata. Abbiamo in linea Teresa che ci chiama da Brescia. Eccoci, pace e bene Teresa. Pace e bene, noi ci conosciamo Padre Eugenio. E volevo dirci che ha parlato di pregare quando si va a trovare un malato. Volevo dire quello che è successo a me. Io ho avuto il figlio operato al cuore e allo stomaco. Ed era in terapia intensiva. E lui sa che non lasciano passare nessuno. Non so come, la mia provvedenza, ho aperto la porta e mi sono piccata. Ho trovato il mio figlio che proprio stava male, male. E un altro signore continuava a dirmi, mamma muoio. No che non muori, aspetta un minuto. Mi sono tolta che ho sempre io la coroncina al collo, gliel'ho messa lui al collo. Gli ho preso la mano e mi sono messa a pregare. Ho pregato con lui, mi ricordo come fosse adesso, dalle 8 fino alle 11:30. Il mio figlio si è calmato di una calmezza, padre Ritti e padre Liani, che non si può immaginare. E anche l'altro signore proprio mi ascoltava come pregavo e alla fine l'infermiere mi dice, ma adesso può andare a casa signora? E io gli ho risposto, se mi lascia ancora mezz'ora e la ringrazio in cuore. Guardi, sono arrivata a mezzanotte che il mio figlio era pacifico, tranquillo e quando l'hanno portato su dalla sala di rianimazione mi ha abbracciato e mi ha detto grazie. Perciò le preghiere ai vicini, ai malati, fanno tanto, tanto, sì, tanto. Sì, guarda, grazie di questa testimonianza, perché praticamente è stato veramente un riassunto di quello che Gesù ha annunciato, è poi un riassunto vero, cioè una testimonianza proprio, quindi grazie infinite perché, guarda, ti faccio una piccola testimonianza anch'io adesso. Questa mattina mi hanno chiamato per andare al reparto Covid. Sono andato e mi sono bardato, come fanno gli infermieri, con la tuta, tutto quanto. Dovevo andare soltanto per una persona. Appena sono entrato, la dottoressa, appena mi ha visto, mi ha detto, padre, senta, ma perché non passa da tutti? Ho detto, certo, se lei mi dà il permesso, io passo. Beh, sono passato in tutte le stanze dei malati di Covid. Sono entrato, ero vestito tanto, però mi riconoscevano, mi presentavo, ero il cappellano, Ho fatto delle preghiere di guarigione su di loro alla giusta distanza, però veramente mi vedevano bene perché stavo dentro la stanza con loro.
ho benedetto tutti, beh, guardando in quel reparto, e grazie a quella dottoressa che l'ha chiesto, è veramente, cioè, incredibile la potenza di Dio. Quindi per dire veramente quanto è importante, cioè noi dobbiamo credere che Gesù ha preso su di sé i nostri dolori e se li ha presi lui non hanno più diritto di stare in noi, perché se li ha presi lui. Quindi grazie di questa testimonianza. Un'altra cosa, io avevo il Sì. marito che proprio non voleva sapere di chiesa, di pregare, a furia di pregare il manto di San Giuseppe e la Divina Misericordia. Adesso dice com'è il rosario e viene con me a messa, che non è mai andata a messa e non ha mai detto un'Ave Maria. Ecco, questo Perché? che dice è importantissimo perché io non l'ho detto, quindi Gesù mi aiuta a dirlo così, perché la guarigione si intende quella fisica, ma esistono anche le guarigioni spirituali che sono ancora più importanti, come questa, che è la guarigione proprio da, magari dalla lontananza dai sacramenti, no? Questa è una guarigione che è ancora più grande di quella fisica, quindi grazie veramente, guarda, di questa testimonianza, alleluia. Grazie Giovanni, grazie di tutto quello che Grazie. fa. Grazie, buona serata. Ecco, E ciao, grazie, pace e bene, cara sorella. cogliamo la prossima, abbiamo in linea Bruna che ci chiama da Viareggio. Eccoci, Pronto? Bruno, pace, Bruna. Buonasera padre. Sì. Io le volevo chiedere, ma Sì. che preghiere bisogna dire per la guarigione? Allora, guarda, lì praticamente si può dire qualunque tipo di preghiera, perché la cosa importante è che la potenza dello Spirito Santo agisce nella preghiera, quindi si può dire qualunque preghiera. Io però so che molte persone possono stare all'inizio, vogliono iniziare perché hanno buona volontà, ma come appunto dici tu, come dobbiamo fare? Io consiglio di fare così. Io sono un innamorato proprio, io da tutte le parti voglio sempre che ci sia Maria, perché è Ecco. lei che ci porta Gesù. Quindi io per esempio farei così. Se tu per esempio, che ne so, domani ti chiama una persona per andare a pregare, io gli direi: perché non iniziamo insieme, no? Diciamo insieme prima di tutto il rosario chiedendo che vengano Gesù e Maria in mezzo a noi e cominciamo a pregare che proprio che la potenza di guarigione agisca sulla tua malattia. Se non si può dire tutti e cinque i misteri, si può dire anche un mistero o due insieme per prepararsi, però dire il rosario. Poi per esempio fare delle preghiere spontanee, poi imporre le mani al malato, proprio perché Gesù dice imporrete le mani ai malati e questi guariranno, e poi magari continuare con un po' di rosario fino a quando si completa, e alla fine viene fuori una preghiera di quasi mezz'ora e più, ed è una meraviglia, magari il rosario ha una potenza, per esempio, il rosario intero, anche le 20 poste, ma anche il recitato insieme le 5 poste, ha una potenza, è la preghiera proprio dei miracoli. Ma io Solo che. dico questo, padre, Sì. io non mi sento degna di pregare perché anche se una non è in peccato, è sempre indegna di pregare, specialmente per gli altri. Sì, ti rispondo, cara sorella. Allora, noi andiamo a pregare per i malati non perché ci sentiamo degni, ma Sì, perché ce l'ha quello chiesto sì. Gesù. Allora, ti faccio un altro esempio, no? Noi andiamo in chiesa a fare, andare a messa e a fare la comunione perché? Perché ce l'ha chiesto Gesù, no? E poi io certo cerco di stare in grazia, di ricevere, però perché me l'ha chiesto lui, altrimenti non sarei degno manco di fare la comunione, niente. Allora, ricordati una cosa, cara sorella. Dio è così compiaciuto, la Bibbia dice, e dove i fratelli si amano, Dio fa scendere la benedizione. Dio è così compiaciuto dall'amore fraterno che quando tu dici, Signore, io mi preparo il meglio possibile, cerco di stare in grazia, prego, ma per amore tuo voglio venirti a visitare dentro questo sofferente. E Dio ti benedice, la sua benedizione, tu metti cinque pani e due pesci e poi Gesù moltiplica. Ecco, sì, grazie. No, grazie a te, cara sorella, grazie a te. Preghi per Pace e me, io bene. sono Sì. un'infermiera ma ora sono vecchia perché ho 88 anni, ho Va fatto bene. l'infermiera tanti anni Ecco, quindi e guarda, pensate che ero meraviglia. molto anche ora devota di San Camillo.
che lui è l'infermiere per eccellenza, diceva più cuore in quelle mani quando i malati, ecco, gli infermieri curavano i malati, no? Guarda, questa cosa la devo sottolineare, guarda, tu hai detto, io non lo sapevo che San Camillo diceva questo, ecco, guarda, la sintesi di questa sera è più cuore nelle mani. Sì. Cioè, praticamente noi infermieri, i medici, tutti noi dobbiamo mettere più cuore nelle mani, cioè dobbiamo mettere proprio il cuore di Gesù nelle nostre mani, perché quel cuore possa guarire e possa farci stare bene e operare sempre il bene. Quindi questa è proprio la sintesi meravigliosa, più cuore nelle mani proprio. Sì. Grazie. Preghi per me, padre, grazie. Sì, sì, certo che grazie. Prego, grazie, grazie. Pace e bene. Pace e bene. Sì, da Roberto abbiamo Silvana che ci chiama dalla provincia di Alessandria. Eccoci Silvana. Buonasera, condivido tutto quello che ha detto questa signora di prima. Sì. Certamente. Io le volevo fare questa testimonianza. Sì. Già con mio papà, quando è stato ricoverato, che poi è mancato, la suora dell'ospedale si è accorta che quando ero vicino a mio papà lui stava meglio, e allora mi ha chiesto se potevo fargli le notti, e per 3 mesi gli ho fatto le notti, e poi abbiamo fatto le preghiere per la buona morte, morte in grazia di Dio, tutto bene. Io sono stata ricoverata tante volte in reparti dove soffrivo, c'era molta sofferenza. Una signora mi chiamava, mi chiamava e diceva: Silvana, per favore, vieni a sederti qua, perché tu quando stai qui vicina, anche se non dici niente, stai zitta, io mi sento meglio. Sì, sì. Quando sono vicina agli ammalati, io prego tanto. Sono una figlia spirituale di Padre Pio, prego tantissimo, la mia vita preghiera. Non lo so, mi dicono che quando sono vicino a una persona che sta soffrendo, che sta male... Guarda, la tua testimonianza è, guarda, come tutte, è spettacolare, grazie a Dio, ti rispondo proprio chiaramente. Allora, il carisma di guarigione si manifesta non soltanto appunto con l'imposizione delle mani e la preghiera, ma anche solo con la vicinanza, perché noi dentro abbiamo lo Spirito Santo, e quando noi preghiamo lo Spirito Santo si irradia, e è come se tu stai vicino a una persona a volte che non stai in comunione con lo Spirito Santo, magari tu non sai perché, ma ti cominci a sentire a disagio, magari un po' di nervosismo e così via. Sto molto male. Invece succede che quando una persona prega tanto e dentro c'è la vita dello Spirito Santo, proprio irradia quella vita, e la gente sente la presenza di Dio e dice proprio: vieni vicino a me, perché quando ci stai tu mi sento meglio. Ma se tu pensi che Gesù, solo perché passava, una persona gli toccava il mantello, guariva, questo succede. Se noi preghiamo e siamo pieni di Spirito Santo, basterà a volte soltanto entrare in un posto. San Pietro, si dice negli Atti degli Apostoli, che prendevano i fazzoletti che lui aveva toccato, li mettevano sui malati e questi guarivano. Quindi continua a pregare, cara figlia, e gioisci. Io credo nella parola del Signore, per me sì. I miei riferimenti sono sempre nella sua parola. Io, sì, certo. Io so che sono nulla di vero, siamo niente, siamo un po' di polvere, no? Ce lo dicono ogni anno, siamo polvere. Però veramente lo Spirito Santo è in noi, siamo battezzati, siamo creati male, certo. No? In posizione dello Spirito. E quando avvicino le persone che stanno male, malate, oppure persone che sono lontane da Dio o che hanno oggi così, io sto male, le sento... Sì, 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 ma questo capitava... Sento un malessere. Sì, ma il Signore permette che sentiamo quel fastidio in Gesù, perché così possiamo pregare per loro e aiutarle. Certo. San Filippo Neri, pensa, San Filippo Neri gli succedeva che quando si avvicinava a un'anima in peccato mortale, lui sentiva la puzza,
come sentiva il profumo invece. Quindi sì, ma lo Spirito Santo è meraviglioso. Quindi guarda, grazie di questa testimonianza, perché con queste 3-4 testimonianze il Signore ha completato la catechesi in maniera meravigliosa proprio. Quindi grazie La infinite. sua catechesi è stata bellissima perché mi ci sono ritrovata pienamente. Beh, Meno sappiamo male. tutti che non siamo niente, non lo facciamo. Però io anche facendo qualunque cosa, sento proprio a volte cantare le lodi dentro il mio cuore. È lo spirito che canta, è lo spirito Sì, ma che lo canta Spirito così. Santo, di, lo Spirito Santo dice San Paolo, intercede per noi con gemiti inesprimibili. Quindi è lui che suscita in noi la preghiera. Certo, e grazie padre, grazie Niente, mille pace e mille. bene. Fate Pace e bene. bene, proviamo a vicenda. Sì, Ecco, grazie, certamente. Roberto, ci sono pervenuti 3 messaggini. Sì. Andiamo a leggere il primo. Da parte di Maria Grazia che ci scrive: Don Roberto, perché nonostante la preghiera continua non si guarisce dalla malattia e addirittura si arriva alla morte? Me li dici tutti e tre Sì, e poi dopo sì. ecco, il secondo ci scrive Simona. Buonasera, grazie Don Roberto e Radio Mater. Mi ha colpito molto la catechesi e vorrei aiutare gli altri. Mi ha colpito anche la parte sulla negatività di cui parlava. Padre, la prego, potrebbe dirci come fare per vincere nel nome di Gesù e aiutare a guarire o star meglio? Simona. Poi il terzo. Non si firma, non sono sposata ma convivo, devo ancora sposarmi, per questo mi trattengo, vado sempre a messa, prego, sento Gesù vicino, faccio la comunione come mi ha permesso il mio parroco. Allora, rispondo a tutte e tre. A volte è vero che malgrado tante preghiere le persone non guariscono e muoiono, però a parte gli impedimenti, cioè Francis Minuto ha fatto altre catechesi dove io ho parlato degli 11 impedimenti alla guarigione, però bisogna dire anche con semplicità, come ha detto mi pare la prima signora nella testimonianza, che noi arriva un momento che Dio ci chiama. E quindi esiste anche la preparazione alla buona morte, come è successo a Gesù. Gesù stava sempre bene, ma a un certo punto era l'ora che il Padre lo chiamava attraverso la passione e la morte, no? Quindi, quando le preghiere sembra che non sono state efficaci per la guarigione, sicuramente saranno efficaci per il passaggio e perché possiamo andare in paradiso nella maniera più bella possibile. Come ha detto quella signora, che il suo caro mi sembra è morto proprio in grazia, accompagnato. Guardate, morire in grazia è una cosa. Io ho visto persone morire in grazia in maniera commovente, come quando vedi persone morire invece in altro modo è una cosa terribile. Quindi anche morire in grazia è una grazia straordinaria. Poi, per quanto riguarda il fatto della negatività, e naturalmente per aiutare gli altri Gesù ci chiede di obbedirgli. Quindi quello che ho spiegato stasera è già un quadro abbastanza che aiuta, no? Risentendo la catechesi spiego tutti i vari punti, i passaggi che si possono fare nella preghiera e naturalmente dobbiamo partire dal fatto che è la grazia che guarisce Gesù, quindi noi dobbiamo cercare di stare in grazia, di pregare, di prepararci bene e di chiedere a Dio una grande compassione per i malati. Poi ci sono appunto vari libri, tra i due che ho citato per esempio, ma anche quelli di Padre Matteo Lagrua, no? Proprio sulla preghiera di guarigione, che spiegano molto bene tutte queste cose. L'ultima della ragazza che convive, certo, speriamo ecco, appunto, che il Signore ti dia la grazia di sposarti presto, perché tutti, guardate, il Concilio Vaticano II ha detto che tutto il popolo di Dio è chiamato a evangelizzare. Evangelizzare significa anche i segni che accompagnano l'evangelizzazione, dice Gesù, sono la guarigione, la liberazione, quindi sono tutto il popolo è chiamato a evangelizzare, guarire, liberare e santificare nella divina volontà. Spero di aver risposto a tutto e mo Don vedo la Roberto, ci sono gli ultimissimi due e poi accogliamo la sua Sì. benedizione sacerdotale.││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 
Sì. Allora, il primo è di Francesca di Brescia che ci scrive: Grazie Don Roberto, è stata una catechesi di fuoco e che ha rianimato il mio desiderio di pregare per la guarigione dei malati fisici e spirituali, come quando mi metto nella cappellina dell'ospedale, da dove posso raggiungere tutti. Grazie. L'ultimissimo, buonasera padre, sono una mamma. E quello che lei ha detto stasera l'ho sperimentato su mia figlia. Per circa un anno mia figlia soffriva perché non aveva più il ciclo mestruale. Stava molto male, sia fisicamente che moralmente. Io ho sentito nel cuore di stare vicino, imporre le mani e pregare per lei e con lei. Il giorno dopo lei ha avuto di nuovo il ciclo ed è stata guarita, sia fisicamente che moralmente, dal Signore. Io nel mio cuore sentivo che Gesù mi stava ascoltando e la grazia. E poi qua non. E la grazia è arrivata. Lode e gloria a Dio. Alleluia, mamma mia, che testimonianze meravigliose. Voglio proprio rispondere anche alla prima, appunto, al primo SMS dicendo proprio, ecco, questa ragazza ha parlato di adorazione eucaristica dentro la cappella, ecco. L'adorazione eucaristica è una fonte di guarigione e poi questa ragazza con la sua domanda mi aiuta a dire una cosa, io per guarigione stasera intendevo proprio quella fisica, ma intendo tutte quelle spirituali, emotive, psichiche, vale per tutto quello che ho detto. Quindi, cara figlia, prega in quella cappella, incendia quella cappella di Spirito Santo con la preghiera e poi, col permesso, in accordo con i medici, col cappellano, quello che è, vai e vai veramente a servire Gesù proprio nelle persone malate e se Gesù è crocifisso in quelle persone prega perché possa risuscitare in quelle persone perché Gesù vuole che noi amiamo tutti i crocifissi ma perché poi Gesù in noi gli porti la risurrezione, che Gesù non è morto e basta, è risorto. Quindi chiediamo questo dono di poter essere mandati da Dio proprio a cercare tutti i crocifissi perché la croce si trasformi in resurrezione proprio perché così Gesù vuole. Adesso vi do la santa benedizione a tutti. Anzi, voglio fare come preghiera finale questa qui perché abbiamo parlato proprio del Sacro Cuore, la trasmissione, e ho letto questa preghiera meravigliosa che la voglio proprio presentare adesso. Proprio chiedo al Sacro Cuore che ci doni questa potenza di guarigione senza misura. Ripetete con me, Gesù, per noi il tuo cuore sia forza nel combattimento, sostegno alla nostra debolezza, luce guida nelle tenebre, riparo ai nostri difetti, santificazione delle nostre intenzioni e azioni. Guarigione di tutto il nostro essere. O cuore di Gesù, consuma in noi con la tua potenza tutto quello che in noi non ti appartiene e metti in me tutto quello che viene da te. Trasformami in te. Vogliamo vivere soltanto di te e per te. Sii dunque la nostra vita, il nostro amore e il nostro tutto. E vi benedica Dio Onnipotente nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti nella divina volontà.